Buonasera, buonasera e benvenuti alla presentazione che stasera Feminism offre al suo pubblico. Una presentazione che ci viene offerta dal Manifesto Libri Edizioni ed in particolare da una sua collana, la collana Parola di Donne. Il libro è un libro scritto da Marta Verginelli, si intitola Donne e Confini ed ha una specie di sottotitolo che di per sé è in qualche modo già un richiamo a quello che nel libro ci viene proposto. Passato, confini, Europa, lavoro, pandemia. Ecco, questi sono temi che all'interno di questo volume ci vengono proposti da un'attrice, autrice che se ne è occupata e molto anche in altri momenti della sua vita, delle sue studi. È una storica che lavora presso l'università. È una storica di storia dell'Ottocento, editoria della storia al Dipartimento di Storia della Facoltà di Lettere di Lubiana ed è già non, ed è non nuova a questo tipo di lavoro che riguarda appunto un po', vorremmo dire così, questo varcare soglie, farlo forse in momenti ed epoche diverse nella storia e nella vita che ci riguardano. In questo libro lo fa anche mettendo in gioco, diciamo così, una sua esperienza personale, l'esperienza che le viene dalla pandemia, dal suo ritrovarsi a vivere in qualche modo una situazione nuova, di cui forse ha parlato in altri momenti, e a viverla con un'esperienza che divenendo sua diventa anche capace di rappresentarne diversamente il senso e forse anche gli aspetti che riguardano anche molteplici momenti di indagine e di fare che spesso e volentieri hanno avuto le donne come ancora oggi è come loro protagoniste in una situazione difficile, in una situazione che si trova a scontrarsi con stereotipi sempre non casuali, ma anche che ne fa un momento di libertà, di ripensamento, forse anche di riposizionamento delle proprie vite. Dunque, benvenuta qui a Feminism, molto felici di averla con noi a Marta Verginella, che eccola, buonasera e benvenuta, è un grande piacere incontrarla ed è un grande... Ecco. Grazie per Per Feminism questi sono temi che davvero rientrano in un percorso che vuole essere di impegno politico e culturale, che è quello che ci contraddistingue, e che nel momento in cui si incontrano e vengono proposti, in qualche modo hanno la capacità di rappresentare quel palcoscenico che noi vogliamo offrire al pensiero e delle donne che a partire da una determinata postura guardano il mondo, se stesse nel mondo e al mondo parlano. Sicuramente questo libro lo fa e per questo ringraziamo anche Simona Bonsignori che è qui con noi, l'editora del Manifesto Libri. Buonasera Simona e benvenuta anche a te. Grazie per questa bella proposta che ci hai voluto fare anche quest'anno. E io voglio anche ricordare che il Manifesto Libri è da sempre stato, fin da subito, partecipe alla nostra manifestazione, a Feminism, e l'ha accompagnata in tutte le sue vicende, dalle iniziali a quelle delle traversie che con la pandemia comunque anche a noi hanno coinvolto. Dunque, benvenuta Simone e benvenuta anche alle due interlocutrici della nostra autrice, che sono Teresa Bertilotti ed Anna Di Lello. Buonasera a tutte e due. Non vi ruberò molto tempo, sono due voci per noi conosciute. Teresa Bertilotti, storica, è stata spesso e volentieri una delle donne che anche alla Casa Internazionale delle Donne, che in genere è il luogo in cui noi ambientiamo la nostra manifestazione, ma lo faremo tra l'altro nuovamente a partire dal mese prossimo per alcuni incontri che si verranno tenuti in presenza, ma certamente la fiera aveva un altro tipo di contestualizzazione anche all'interno della casa, storica della Società Italiana delle Storie, che stavo per dire delle letterate, però insomma mi stavo sbagliando, è autrice per noi importante anche per i testi significativi che ha voluto dedicare nel suo percorso di studio al femminismo. Femminismo degli anni 70 e non solo, ovviamente. Anna Di Lello per noi è una nuova voce, dunque è davvero importante conoscerci e perché no pensare che a partire da questo momento anche altri momenti di insieme e di incontro arriveranno per noi. Io vi lascio
al vostro dialogo. Ci rivediamo alla fine dell'incontro per trarne un po' le filette insieme. Buon lavoro. Grazie Maria, credo che tocchi a me, se ho capito bene, dalla nostra mitica regista. Intanto buona serata a tutte. Sono Simona Bonsignori, dirigo Manifesto Libri e oggi, anche se siamo accaldate, anche se in remoto, anzi scusaci Maria, che non siamo proprio riuscite a riempire il vostro bel giardino dal vivo. Spero che riusciremo a rifarci a settembre comunque. In ogni caso sono molto contenta di essere qui di nuovo a Feminism, che è la mia fiera dell'editoria preferita, curatissima, grazie appunto alla sapienza instancabile delle mie amiche Anna Maria Crispino e Maria Palazzesi, e grazie all'ospitalità attiva della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che va ribadito ogni volta, è la nostra casa e non permetteremo a nessuna e a nessuno di portarcela via. Allora, noi siamo qui per parlare di donne, di lavoro, soprattutto di lavori di riproduzione essenziali, di confini, di migrazioni, di guerre, di emergenze. Affondiamo a piene mani nelle testimonianze, nelle fonti, nelle notizie, che sono dei veri forzieri riempiti da questa eccitante caccia al tesoro che scava nella storia e rilegge dal punto di vista delle vite delle donne, e che ogni volta questo scavo ci regala. E di questo sono particolarmente grata a Marta Verginella, che ha trasformato questa nostra suggestione, come già dicevamo in una passata presentazione, in un progetto concreto che è Donne e Confini, appena pubblicato nella collana di Manifesto Libri Parola di Donna, che curo insieme al preziosissimo, attentissimo aiuto di Teresa Bertilotti, che ne parlerà proprio oggi con noi e soprattutto con l'autrice e con Anna Di Liello. Ringrazio molto quindi tutte di essere qui, sono emozionata di avere anche Anna, che io stimo molto e leggo sempre letto, è una sociologa, una giornalista, si occupa da anni dei Balcani, è stata consulente delle Nazioni Unite, ha scritto molto sulla presenza dell'ONU in Kosovo e in Iraq, è una vera esperta di tutta quell'area. Vi dico subito perché mi sta particolarmente a cuore questo libro, perché questo progetto è nato in piena pandemia nel marzo scorso, quando ho invitato Marta a scrivere per la rubrica Donne e Lavoro sul Manifesto IT. Lei mi scrisse un diario di viaggio e di diverse traversie e impedimenti che l'avevano intercettata a Londra proprio all'inizio delle prime restrizioni dovute al Covid-19. Io penso che a distanza di un anno e mezzo possiamo dire che questa esperienza ci stia insegnando molto sulla non neutralità dei meccanismi di controllo, dalle frontiere ai confini securitari. Oggi probabilmente ci focalizzeremo proprio su questo, perché che sia il virus o il migrante è comunque l'altra e l'altro da noi che viene narrato come nemico, senza una presa di responsabilità soggettiva, dalla costruzione di muri alla diffidenza verso l'altro e dall'altro, dall'opportunità di costruire queste democrazie migranti, dalla capacità di leggere e abitare gli spazi di confine in cui si costruiscono, secondo me, nuove cittadinanze, nuove culture, nuove abitudini, soprattutto nuovi linguaggi che poi dovrebbero produrre nuove politiche sulla base di leggi naturali. Questa cosa, diciamo, è un grande fallimento della Fortezza Europa, non soltanto, anche di tutto il mondo occidentale. Però ecco, questo libro di Marta, che ci narra di questi attraversamenti fisici a piedi di queste donne slovene che andavano a cercare lavoro nella ricca e borghese Trieste del dopoguerra, ma anche questi attraversamenti di genere, diciamo, rispetto all'approccio al lavoro e al luogo, diciamo, preposto per il lavoro di ciascuna. Marta ci racconta molto bene che
mentre le donne si sono sentite liberate dal lavoro di fabbrica e o delle case e o dei campi, perché era una cultura sostanzialmente contadina nell'andare a fare le domestiche in città, in case d'altri, e lo dicevano perché in qualche misura potevano autodeterminare la loro giornata e la loro organizzazione del lavoro, e lo consideravano più vario, quindi più libero. Viceversa, erano molto maltrattate perché considerate donne che abbandonavano il loro dovere primario, che era quello dell'accudimento familiare, di fatto però anche della terra, quindi un lavoro molto forzoso e non riconosciuto, che è quello di cui parliamo da sempre ormai, il lavoro di cura, e quindi in qualche misura questo è stato per loro anche un momento liberatorio. Parleremo più avanti di come è andata. Io intanto darei la parola a Anna, se ho capito bene, che ci interessa proprio perché può introdurre un punto di vista molto più esperto e particolare. Vi ringrazio tantissimo. Grazie a te e grazie a voi tutte per avermi invitato, mi fa molto piacere essere qui perché questo libro mi è piaciuto moltissimo. Ne ho anche scritto un po', pubblicando una piccola recensione su Foglie Viaggi, una rivista online. Mi è piaciuto moltissimo perché è molto vicino alle cose che ho vissuto e che ho, sì, sia nel passato che nel presente, è molto molto diverso. E mi è piaciuto moltissimo perché Marta ha scritto un libro autoriflessivo, un libro riflessivo, ci ha presentato una specie di doppio racconto, parlando di se stessa, delle cose che viveva durante la pandemia e poi anche di altre donne, anche della sua famiglia, ma e non, che si trovavano in grandi crisi. Per me è stato importante perché, avendo seguito la guerra del Kosovo in modo particolare, essendo stata durante la guerra nei campi di profughi, quindi dall'altra parte del confine, ero in Albania, c'erano 150.000 persone nei campi che guardavano il confine, dall'altra parte c'era casa, non potevano passare. Però passavano invece quelli che venivano espulsi dalle forze serbe, che erano stati torturati in prigione, che venivano a piedi dopo altissime peripezie, e che io, lavorando per loro, mi trovavo ad accogliere con situazioni estremamente drammatiche, estremamente emotive. E mi sono sempre chiesta, un po' l'ho visto, però non riuscivo veramente a capire cosa fosse l'esperienza delle donne, degli uomini, tutti, che vivevano questa grande tragedia. Durante la pandemia, sentivo le storie, insomma, ma durante la pandemia mi sono trovata anch'io, come tutti, a non poter uscire o da casa, oppure a uscire di casa con la paura di qualcosa. Ovviamente per me non era la paura di essere afferrata da qualche militare o paramilitare o di essere uccisa, ma era la paura di incontrare qualcuno che fosse infettato, che mi infettassero. Ma è la stessa, diciamo, per analogia, questa paura, questa impossibilità di passare confini fisici, confini mentali, guardare gli altri come appunto o dei nemici o come delle minacce, è una cosa che mi ha molto colpito. A volte si dice, no? E poi, diciamo, ho vissuto in diversi paesi, sono di nascita aquilana, quindi ho vissuto anche per il modo traslato l'esperienza del terremoto. Anche nel terremoto all'Aquila nel 2009 c'erano dei confini, l'intera città è stata completamente circondata, il centro storico, da un nastro giallo della polizia che non si poteva passare. E quindi ci siamo trovati a non poter passare i confini. Sapete come si dice quando si è in una zona terremotata? Sembra una zona di guerra. Mi sono trovata in Kosovo subito dopo guerra, c'era la zona tutta devastata e si diceva sembra un terremoto. Ci sono queste analogie, situazioni di grande di spiazzamento, di spostamento, di migrazione forzata o volontaria, la gente che scappa per evitare il peggio, per venire buttata fuori da casa, che sono molto simili in tutte queste crisi. E quindi mi sono spesso chiesta cosa si prova veramente in una situazione di guerra o in una situazione di grande spaesamento.
Io sono un'emigrante, sono andata negli Stati Uniti 30 anni fa, sono tornata adesso, ho vissuto in Kosovo 3 anni, ma io mi sposto in modo molto semplice, volontario e privilegiato. E Marta lo dice questo, ma c'è sempre, quando lei va a Londra oppure non può tornare, oppure trova un viaggio di ritorno, un po' di fortuna, c'è sempre un grande senso di spaesamento, l'allontanamento dalla famiglia. Sono esperienze che hanno vissuto poi tanti, tanti emigrati, ma che diventa particolarmente drammatica in crisi come crisi di guerra. Io non vorrei parlare tantissimo perché sarebbe meglio forse se ci facciamo domande o se conversiamo un po' più liberamente. Ho cominciato io e vorrei sentire per esempio Teresa, che ha sicuramente cose molto interessanti da dire. Teresa, vuoi che ti dia ufficialmente la parola? No, forse deve essere fatta entrare. Sì. Eccola, sì. Eccola. Non sono a casa mia e non funzionava più il wifi. Ho provato col telefono, ma funziona peggio, quindi spero che regga questa connessione. Allora, prima di tutto, grazie a Feminism che ci dà l'opportunità di parlare di questo libro. Non nascondo una grandissima nostalgia per la fiera, anche per il giardino, ma rivolgo la fiera. Allora, il libro di Marta Verginelli è stato scritto nel bel mezzo del primo lockdown. Quando tutti ci interrogavamo su cosa stava succedendo, io da storica cercavo degli strumenti per capire nella storia. E che facevano gli storici? Gli storici ovviamente hanno guardato alle pandemie del passato, la peste nera, la spagnola. Ricordo un bellissimo articolo sul New Yorker, che era una lunga intervista a Gianna Pomata, che parlava appunto della peste nera, delle implicazioni mediche, eccetera, e anche come, diciamo, la peste nera segnò la fine del Medioevo e poi il grande rinnovamento culturale che fu il Rinascimento. Ma la cosa interessante è il giornalista che voleva in tutti i modi che lei in qualche modo predicesse che anche dopo il coronavirus andremmo incontro a un periodo di grande rinnovamento culturale, eccetera. Un altro periodo storico che è stato tirato in ballo sono gli anni 20. Sempre durante il primo lockdown, Nicholas Christakis, che è un sociologo e medico che insegna a Yale, ha pubblicato un libro nel quale predice l'avvento dei Roaring Twenties, come dopo la spagnola ci saranno fenomeni analoghi a quelli degli anni 20. Lì c'era stata anche la guerra prima, ma vabbè, insomma, lui prevede che nel massimo nel 2024 vivremo quel periodo di grande euforia, di grande interazione sociale, le arti torneranno a fiorire, eccetera. Diciamo, sono tutte delle letture improntate all'ottimismo. Di quel momento, quando veniva disegnato l'arcobaleno poggiato sulle nuvolette con scritto andrà tutto bene, nella laguna di Venezia erano tornati i pesci, per cui c'era tutta questa enfasi su ce la faremo e andrà tutto bene. Ecco, la cosa interessante di Marta è appunto che il libro l'ha scritto in quel momento e non ha dovuto aspettare che tornassero le navi da crociera nella laguna di Venezia a posto dei pesci, ma ha colto proprio in tempo reale quello che stava succedendo. In particolare, questo è l'argomento del libro, rispetto al lavoro delle donne. Ci ricordiamo tutti l'enfasi sulle ricercatrici dello Spallanzani che per prima avevano isolato il virus. Poi venne fuori che erano ricercatrici precarie con uno stipendio molto, molto basso. Quindi a me quello che piace di questo libro è proprio l'uso migliore che si possa fare della storia. Cioè Marta, con gli strumenti che ha accumulato nel tempo, scrivendo sui confini, e sulle pratiche identitarie, sull'uso politico della storia, credo che tutto questo l'abbia tenuta lontana dal pensiero dominante improntato all'ottimismo e le abbia fatto invece cogliere appunto quali sono le condizioni del lavoro delle donne nei momenti, diciamo, di crisi.
qual è il quadro nel quale, diciamo, prendono piede e moltissime implicazioni sulle quali poi torneremo. È che ha fatto questo usando anche l'autobiografia, che è un'operazione difficile perché è un'operazione che rischia di essere fine a se stessa. Non in questo caso, non solo perché lei racconta appunto il suo attraversamento dei confini per lavorare, nel senso per andare a studiare a Londra e quindi lo spostamento dalla Slovenia all'Italia, dall'Italia alla Slovenia e quindi a Londra, ma come ci racconta nel libro, diciamo, questo attraversamento di confini rimanda a quell'attraversamento di confini che lei fa sin da quando era bambina, cioè un'esperienza che costituisce la sua identità. E credo che proprio l'aver vissuto sulla propria pelle la complessità di un'identità multipla, complessa, dà senso all'affrontare anche attraverso la scrittura del sé la complessità, diciamo, degli attraversamenti che racconta nel libro. Questo ovviamente insieme a tutto il suo bagaglio di storiche. Rispetto a questo voglio ricordare come lei abbia utilizzato spesso in contesti diversi le storie di vita, che siano state le profughe, eccetera. Quindi, diciamo, è un piccolo libro di piacevole lettura, ma che trasmette proprio con grande immediatezza il senso, cioè le implicazioni economiche, sociali, personali delle donne nei momenti, diciamo, nelle congiunture, nei momenti di crisi, che sono le guerre, ma sono le crisi economiche, eccetera. Un'altra cosa che vorrei fare qualche esempio, magari per quelle che ci ascoltano. Ecco, nel libro vengono analizzate come le donne si inseriscano in diversi ambiti del mercato del lavoro, occupando degli spazi che sono interstiziali. E questo la storia ce l'ha insegnato, cioè ogni volta che le donne riescono a fare qualcosa è perché riescono a sfruttare e infilarsi appunto in questi spazi interstiziali. E riescono a fare anche a mettere in piedi dei circuiti economici che sono anche complessi. E, ad esempio, a me hanno molto colpito le pangocole, cioè le panificatrici, che sfruttano il surplus di frumento, riescono a trasportarlo con l'aiuto degli asini ai mulini, e quindi riattivano tutto un ciclo economico in un'attività imprenditoriale che è anche complessa, che è fondamentale per la loro economia familiare, ma che non fa di loro il capofamiglia. Loro sono il breadwinner, ma il capofamiglia rimane il marito o il padre. Ecco, mi sembra che la storia delle pangocole racchiuda proprio tutte le dinamiche e le implicazioni del lavoro delle donne. Però il punto di osservazione che ha scelto Marta è quello, cioè quello di scegliere un'area geografica in diversi periodi storici, le consente di fare un'operazione che è molto interessante e molto fruttuosa, cioè di poter mettere insieme le migranti, le profughe, addirittura le contrabbandiere. E questo le permette non solo di mettere in evidenza le dinamiche del mercato del lavoro, ma anche, diciamo, tutte le implicazioni che questi lavori hanno nel momento in cui spingono le donne ad attraversare molteplici confini, che non sono solo i confini geografici. Ad esempio, nel caso delle domestiche, che non rimangono, non solo non rimangono nello steccato, diciamo, del loro ambiente sociale, ma addirittura varcano un confine pericoloso, cioè il confine etnico, cioè varcano il confine della loro comunità, e questo implica, come dire, mettere in pericolo la loro
comunità, perché mette in discussione, mette in pericolo l'integrità del corpo della nazione. Un altro esempio sul quale concludo che da negli altri casi. Però nel caso delle Alessandrine, su questo vorrei che ci dicesse qualcosa Marta, la loro rappresentazione muta nel tempo. E questo mi sembra un altro aspetto molto interessante, come appunto vengono raccontate. Grazie. Sì, grazie. Allora, ci sei Marta? Ci sono. Ho sentito, diciamo, il 20% di questa ultima affermazione di Teresa, ma forse ho capito che la domanda era sulle Alessandrine e su come le Alessandrine. Allora, intanto ringrazio Anna e Teresa per aver parlato in modo molto generoso del mio libro. E rispondo subito a quest'ultima domanda fatta da Teresa sulle Alessandrine. Sicuramente le migranti provenienti dal Goriziano, dall'Isontino, dalla Valle del Vipacco e in parte anche dal Friuli, che hanno seguito l'imprenditoria asburgica in parte triestina ad Alessandria d'Egitto, era un po', diciamo, era una migrazione numericamente poco importante, però è stata un'immigrazione che ha fortemente segnato l'immaginario delle zone di partenza. Per quali motivi? Intanto perché in parte queste donne erano balie, e la loro partenza metteva in grande disagio le loro comunità, cioè perché erano giovani madri che partivano, lasciavano i loro figli neonati alle sorelle, alle vicine, e partivano per anni, a volte per un periodo breve, ma a volte si fermavano anche a lungo, in Egitto. Era una migrazione che naturalmente era diretta verso un paese nordafricano lontano, e quindi che innescava tutta una serie di paure nelle comunità di partenza. E queste paure si sono tramutate in un atteggiamento molto ambiguo sin da subito, perché nasce anche una letteratura, nasce naturalmente una pubblicistica legata a questa migrazione femminile, mentre altre forme di migrazione femminile verso anche le città del nord Italia, Milano, Torino, per non parlare poi tra gli anni 20 e 30 anche verso Roma, Napoli, cioè queste forme migratorie non scatenano né le paure e né atteggiamenti ambigui nei confronti della mobilità femminile. Le Alessandrine invece sì. E c'è la paura naturalmente del mondo orientale, c'è la paura del mondo islamico, cioè si sommano tutte queste paure, e d'altronde però c'è anche un grande ruolo economico svolto da queste donne, perché in aree economicamente messe in crisi soprattutto dalla filossera, c'è tutta un'agricoltura che non riesce più a reggere verso la fine dell'Ottocento, queste donne naturalmente contribuiscono a mantenere salde le piccole proprietà, e quindi c'è un, come dire, ci dovrebbe essere un forte riconoscimento nei confronti di questa migrazione femminile, invece c'è, diciamo, piuttosto una vergogna per la loro assenza, per la loro partenza. Questo lo si vede nelle fonti letterarie, lo si vede nella pubblicistica, anche se poi troviamo naturalmente anche dei commenti positivi, però sono molto, molto rari. In tutto questo però c'è anche una storia politica. C'è una storia politica, c'è naturalmente l'indipendenza dell'Egitto, c'è la fuga di quel mondo cosmopolita che ha
ha fatto parte del tessuto urbano metropolitano a Cairo, al Cairo e ad Alessandria. Ci sono i grandi mutamenti della Jugoslavia di Tito, che naturalmente influiscono poi sulla memoria, determinano naturalmente il grande silenzio, soprattutto dopo gli anni 50, e ci sono le singole storie, spesso anche molto drammatiche, di figli cresciuti col padre, che non hanno mai visto la madre, oppure le madri che venivano a trovare le famiglie d'origine con altri figli, quindi diciamo. Però in tutto questo dramma naturalmente ci sono delle storie molto positive, come l'istruttrice di Butrus Galli, cioè anche questa era una mobilità femminile comunque molto variegata, non composta soltanto da domestiche e balie, ma da persone che poi hanno svolto anche attività imprenditoriali. Posso intervenire un attimo? La storia delle Alessandrine è fantastica, ma anche delle pangocole, sono veramente interessanti. Mi viene in mente, se pensando all'anello più debole, il libro di Tuto Ravelli, che questo dovrebbero chiamarle l'anello più forte, perché sono donne coraggiose. Adesso immagino sempre che cosa devono aver passato, come abbiano viaggiato, come si siano trovati in posti dove non capivano le lingue, ma solamente sono delle storie veramente affascinanti che Marta ci racconta e che fanno di questo libro veramente una lettura interessante. E una delle cose che mi è molto piaciuta è di come, citando un mio vecchio professore, quindi, come Marta indossi con molta leggerezza la sua ereduzione, come le sue conoscenze di storia vengono servite in questo stile molto di conversazione che è veramente pregevole. E a proposito dello stile, che trovo molto bello, e a proposito anche di questo anello forte delle donne, mi è molto piaciuto anche il modo molto preciso e molto dettagliato che usa Marta per raccontare l'esperienza di queste donne in diverse crisi. Per esempio, quando si deve decidere di partire, qual è il ruolo delle donne, il temporeggiamento, oppure quando si deve decidere chi si occupa poi della famiglia in situazioni estremamente drammatiche. Sono le donne che rimangono indietro con i bambini sono le donne che vanno avanti senza i loro bambini a fare le baglie, sono le donne che rimangono indietro con i vecchi bambini quando gli uomini vanno in montagna per difendersi, per sfuggire a morte sicura. C'è diciamo un raggio di esperienza di donne che Marta ci dà estremamente interessante. E io pensavo, tra l'altro, che siccome sono le donne e confini, non sono solo le donne ma sono anche i confini, e questo passaggio da identità diverse, ma usiamo identità sempre con una certa cautela, no? Identità diverse, di come queste donne vengano, e uomini, vengano anche chiamati e definiti da altri in modi in cui non sono, appunto, gli sloveni che vengono chiamati zingari o negri italiani quando sono in Austria, in Carinzia, o quando si viene spiegato, vabbè, non siamo cani italiani, cioè, vabbè, allora siete cani sloveni. L'essere chiamato è sempre in questo modo binario, no? Sei amico o sei nemico, ci appartieni o non ci appartieni. E in questi racconti di Marta si vede proprio che è impossibile catturare la realtà e la vita delle persone, degli individui e dei gruppi anche, non è solo degli individui, in questo modo binario, perché come Marta che passa dalla Slovenia a Trieste ogni giorno o ogni due giorni e si sente a casa in questi due posti, oppure a casa nessuno, poi perché la casa se la porta lei dove va, ma anche queste persone sono costantemente persone che passano i confini, certo è molto più drammatico quando sei espulso,
e sei internato in un paese che non è il tuo, ma mi è molto piaciuto anche questa identificazione, queste donne, queste persone che a un certo punto non sono né carne né pesce, ma forse ci sono anche le verdure, mi veniva in mente, no? Quando leggevo, non c'è solo carne e pesce, ci sono molte altre cose, e nell'esperienza di queste emigrazioni, forzate e non, attraverso i confini, possiamo vedere anche, immaginare seriamente un modo diverso di vedere le persone che non sia binario. Marta ci porta in quella direzione e questo lo trovo anche interessante. Io non sono una storica, che la storia è il mio campo preferito di ricerca, però non sono una storica e vedo più un po' queste idee, queste identificazioni, queste culture che cambiano, che si spostano, e questo tentativo sempre continuo di etichettare le persone, dire chi sono, e probabilmente assolutamente è un bisogno che forse non dovremmo avere. E mi fermo qui per ora. Se posso continuare su questo tema, perché mi sembra molto importante, anche se nel libro non è esplicitato in termini molto chiari, però è un tema che mi sta a cuore, perché la storia di questo confine è tendenzialmente viene sempre nazionalizzata e lo viene, in varie epoche lo è stata e continua ad esserlo per ragioni politiche. E naturalmente esiste una storia nazionale, esiste sicuramente un confronto, in alcuni periodi esiste uno scontro nazionale, esiste naturalmente anche una narrazione nazionalista, cioè, però è chiaro che si tratta di una dinamica molto complessa che la storiografia di confine ha spesso semplificato. E un'analisi delle testimonianze, come prima ha messo in evidenza Teresa, ma anche Anna, come hanno messo in evidenza le mie interlocutrici, cioè ci permette di ragionare in termini complessi sull'identità, come l'identità si come cambia o comunque come agisce. Come si rapporta con il contesto storico, politico, istituzionale, economico, e quindi come le vicende del confine, soprattutto nel Novecento, vanno lette, vanno analizzate in maniera complessa. Questo non lo ribadisco in questo volume, però è un mio obiettivo continuo, perché essendo io stessa una storica che lavora in contesti di confine, che è la mia storia familiare, che l'ho inserita in questa mia narrazione autobiografica per mostrare come le storie familiari si saldano con la storia globale, cioè come si intrecciano con fenomeni globali, come entrano nelle le vite dei singoli, negli eventi storici, e quali sono poi naturalmente anche le eredità pesanti delle guerre nelle genealogie familiari. Bene, questo è una cosa che ho voluto fare proprio perché spesso si parla della storia di confine, soprattutto da un punto di vista storiografico italiano, perché qui bisogna anche dirlo che l'investimento storiografico italiano è assolutamente maggiore di quello sloveno, di quello croato. Cioè, e quindi la narrazione, l'impegno storiografico è continuo e spesso appunto preferisce usare dei termini neutri e soprattutto dimenticarsi degli attori storici. Cioè, se andiamo a studiare gli attori storici, siano essi uomini o donne, comunque troviamo una moltitudine e troviamo una moltitudine non soltanto di identità ma anche di esperienze
che si modificano nel contesto, e troviamo naturalmente anche le infinite contraddizioni, ambiguità delle zone multietniche, e questo è un tema che mi sembra diciamo molto importante, che deve venire recepito anche da zone dove la multietnicità è minore oppure è è contemporanea e recente. A proposito di questo approccio con lo spazio, che intendiamo sia come frontiera fisica che come differente e quindi abitabile e attraversabile, a un certo punto tu ci ricordi che c'è un'alternanza tra i periodi di costruzione delle barriere e a fasi invece più favorevoli all'attraversamento di questi confini, che portavano con sé delle pratiche di contrattazione dello spazio. Ecco, e quindi diciamo questa idea che dalle periferie io chiamo i centri nazionali periferie rispetto ai confini, quest'idea che non corre diciamo nelle nostre periferie occidentali, che in realtà sui confini i linguaggi e quindi le forme culturali, le ibridazioni, insomma, producono delle nuove forme di sperimentazione di cittadinanza, che portano con sé costruzioni, ovviamente attraverso processi diseguali e molto violenti, però a un certo punto tu dici, Marta, che è appunto un luogo di prova che si trasformava in una linea di forza, ma anche in una linea di frattura con un apparato ideologico pregresso e soprattutto a cavallo tra 8 e 900, diciamo, incrinava e metteva in crisi la costruzione degli stati nazionali, quindi del nazionalismo. Non so se ho capito bene, ma questa è una cosa che mi affascina molto e diciamo politicamente mi dà anche una certa speranza e prospettiva. Marta? Sì, ecco. Sì, no, hai capito bene. Cioè, qui ho voluto un po' saldare il discorso sul confine, il discorso sulla precarietà del confine che abbiamo sperimentato anche nelle nostre vite durante il primo lockdown, no? Cioè, alla fin fine ci siamo confinati, però questo confine aveva due funzioni: da una parte ci difendeva, dall'altra parte in qualche modo ci allontanava dagli spazi sociali, dagli spazi. E dipende naturalmente il ruolo del confine, i confini ci sono, naturalmente tutti quanti vorremmo abbatterli, però lì li costruiamo anche. E quest'area di confine tra la Slovenia e l'Italia naturalmente ha conosciuto un confine mobile, ma molto duro in certi periodi, soprattutto dopo il 45, dal 45 al 54, al 56. Però anche in quel periodo, quando la frontiera sembrava invalicabile, in realtà lo era. E il paradosso anche della pandemia, cercavo delle foto per la copertina del libro, e Simona sa che è stato molto difficile, ho contattato vari fotografi triestini, è un confine che era comunque, diciamo, dei posti di blocco che sono stati rimposti, che sono sorti di nuovo,
cercavo delle foto interessanti su questo e guarda caso non le ho trovate. Questo mi è sembrato una cosa molto, molto... Però poi, parlando con le persone, indagando, ho saputo di storie, di attraversamenti continui, no? Cioè, quindi, alla fin fine, quello che io pensavo che il confine fosse un confine, diciamo, severo, nuovamente riattivato, in parte non lo era. Ma la cosa si è ripetuta durante questo secondo lockdown, dove comunque, diciamo, c'è stata già una maggiore facilità di affrontare questa situazione. E qui naturalmente c'erano degli assensi delle stesse autorità che naturalmente dichiaravano che il confine era invalicabile, che non si, però poi facevano sapere che non ci sarebbero stati dei controlli. Quindi, e naturalmente in questo caso il confine che poteva essere valicato naturalmente per tutta una serie di persone che magari dall'Italia si sono trasferite in Slovenia, cioè diventava anche una risorsa, una potenzialità. Cioè e forse è un discorso complicato, però diciamo visto in termini di lunga durata, quello che possiamo dire, ecco, che e lo si vede già dall'età moderna, ecco, i confini sono delle limitazioni per la popolazione che ci vive, ma diventano anche delle risorse, naturalmente non per tutti, ma sicuramente per alcuni. Nel caso di quest'area, sicuramente per le donne, che si sono avvalse, diciamo, dagli anni 90 in poi del sistema di quello che è rimasto del welfare jugoslavo-sloveno e hanno poi magari integrato la loro pensione con il lavoro nelle case triestino. Ma questo succede ancora con le donne bosniache, croate, serbe, le signore che sono state licenziate nelle industrie tessili oppure sono state messe in prepensionamento. Spesso queste industrie tessili sono state acquistate dagli imprenditori italiani che hanno reimposto in ciclo di lavoro, naturalmente in maniera del tutto diversa da quello che è stata l'economia socialista, pensava anche a delle strutture, agli asili, nelle fabbriche e così via, non dappertutto, ma in alcune grandi fabbriche tessili, sicuramente come lo ha descritto in un libro bellissimo che mi è piaciuto molto, Chiara Bonfiglioli, una ricerca fatta sull'industria tessile negli ultimi decenni e sulla anche distruzione di questo tessuto economico e anche di un impoverimento soprattutto della popolazione femminile. Questa popolazione femminile trova nel passare il confine con la Slovenia e nel raggiungere l'Italia naturalmente una fonte di importante di sostentamento e di miglioramento della propria vita. Posso dire una cosa a proposito del confine come opportunità? Però io ricordo che all'inizio quando c'è stato il primo lockdown, tu mi raccontasti che tutta un'economia si era fermata perché le badanti che venivano a Trieste a lavorare, le domestiche che venivano a Trieste a lavorare, tutto questo si è fermato e questo rimanda un po' ai lavori non garantiti che sono venuti meno con il lockdown e che non possono avere comunque non hanno alcun risarcimento. Sì, è vero, naturalmente qui potrei scrivere un secondo libro, ma non lo farò per varie ragioni, su quello che è successo nel campo della sfera della cura del lavoro domestico. Negli ultimi, diciamo, dagli anni 90 questo mercato si è modificato, mentre in prima Trieste dipendeva molto da questa forza lavoro femminile che veniva dalla Slovenia.
oggi molto più variegata, però i confini chiusi hanno assolutamente interrotto dei flussi di mobilità femminile vicini e lontani. Vicini e lontani, qui penso quindi a tutta l'area transfrontaliera, ma anche l'area che va fino alla Macedonia, che va fino al, diciamo, soltanto per parlare dell'ex Jugoslavia, forza lavoro femminile che confluisce comunque a Trieste, a Gorizia e nelle altre città vicine, e conosce delle mobilità brevi, cioè donne che si spostano per 2 o 3 settimane, rientrano a casa e si scambiano con altre donne. Bene, questa mobilità, che permette naturalmente a queste donne di rimanere nella loro area d'origine, di mantenere le loro, diciamo, strutture familiari, questo tipo di mobilità si è assolutamente, diciamo, si è fermata. E la cosa sorprendente è che quasi nessuno ne ha parlato. Cioè, rispetto alla, lo dico nel libro, rispetto alla guerra dei 10 giorni, che è stato un periodo molto breve, ma in quell'occasione Magri scrisse un articolo per il Corriere della Sera, pubblicato sulla prima pagina, quindi il grande sconvolgimento dei triestini, il vedere mancare queste donne che raggiungevano la città per fare le pulizie e così via, e questo, diciamo, questa presa di posizione in questo caso è mancata per varie ragioni, è mancata anche per come si è modificato il mercato di lavoro, del lavoro domestico, ma è mancata anche perché in questo momento appunto non si tratta più soltanto delle donne che dal Carso sloveno raggiungevano Trieste, ma appunto abbiamo una dinamica molto più complessa. E i sindacati hanno affrontato naturalmente i problemi legati ai lavoratori impiegati negli ospedali, le lavoratrici, ma tutta questa sfera, diciamo, di economia grigia è rimasta assolutamente fuori da ogni discorso pubblico e politico. Un aspetto, per tornare all'attualità, che mi ha interessato molto è stato questo racconto di questa mobilità e attraversamenti delle donne in cerca di lavoro per la necessità nata dalla impossibilità temporanea degli uomini di trovare un lavoro oltre confine, e che ha prodotto forme appunto di libertà, di autonomia, di imprenditorialità anche molto di successo, e che sono però rientrate e sparite non appena gli uomini sono riusciti a rientrare nel mondo del lavoro e a emergenza finita. Parliamo del secondo dopoguerra, vero Marta? Arrivo. Prima Teresa ha parlato appunto degli interstizi, di come le donne si sono inserite, le pancobili sicuramente, una fase di passaggio dall'economia rurale a quella di mercato. Naturalmente, oltre alle figura di queste confezionatrici di pane, ci sono altre, le venditrici di fiori. Naturalmente sono figure femminili che li troviamo anche altrove, in altre zone d'Italia, li troviamo in questa fase di passaggio e quando la Campania cerca nuove risorse prima di essere disgregata, urbanizzata, però qui ci sono delle specifiche, ad esempio le pancogole lasciano dei testamenti, gestiscono un'attività di prestito, quindi abbiamo a che fare con delle particolarità che sono legate anche a un contesto veneto
ad esempio, trovare tantissimi testamenti contadini femminili non è una cosa così frequente nel panorama europeo, e qui c'è sicuramente una tradizione della pratica testamentaria legata al territorio della Repubblica di Venezia. Però, come hai commentato tu, mi sentite? Sì, ok. Come hai commentato tu, sì, è vero, si tratta piuttosto qui parlando diciamo del secondo dopoguerra, la cosa emerge in maniera molto chiara. Cioè, dal 45 in poi, anche se abbiamo a che fare con un territorio libero di Trieste e la presenza anglo-americana, e viene in qualche modo imposto un confine molto, molto forte da parte delle autorità jugoslave, ovvero i movimenti sono ostacolati, e lo sono ostacolati non soltanto movimenti di persone, ma anche di merci. E in quel periodo le donne riescono ad attraversare più facilmente questo confine, che non è proprio una cortina di ferro, ma quasi. E riescono a superarlo perché sono politicamente meno importanti. Cioè, leggendo i verbali del partito comunista del capo di Striano, cioè, si trovano tantissimi aneddoti molto interessanti, perché questo potere fatica in qualche modo, i poteri popolari faticano a cambiare repentinamente il contesto politico, e quindi succede anche che qualche segretario di partito fa il contrabbandiere, però sono casi quasi unici, cioè quelle che fanno il contrabbando. Poi il contrabbando in che cosa consiste? Portare i generi alimentari da una parte all'altra parte del confine, portare naturalmente delle cose che mancano da una parte, della merce che manca da una parte all'altra. Però questo tipo di diciamo di chiamiamolo commercio, però a tutti gli effetti era un contrabbando perché era illegale, no? E si è mantenuto molto a lungo, fino agli anni 80. La vendita, non so, delle ciliegie del Capodistriano a Trieste, la vendita degli asparagi dalle valli di Vipacco a Gorizia, cioè, quindi diciamo dei generi alimentari che passavano da una parte del confine all'altra, naturalmente senza, soprattutto man mano che ci avviciniamo poi alla dissoluzione della Jugoslavia, senza che ci fossero veramente che ci fosse una forte repressione da parte sia dell'autorità jugoslava che da parte jugoslava, perché alla fin fine faceva comodo, no? E quindi, cioè, però faceva comodo soprattutto se erano le donne a farlo, perché Devo era. interrompere perché ci dicono che manca un minuto. Volevo intanto ringraziare e salutare tutte, però volevo chiudere con una domanda a Anna, se poteva, aveva notato e poteva un po' raccontarci dalle sue esperienze, diciamo, come le donne, del Kosovo hanno contribuito, hanno riorganizzato le loro economie informali. Oppure se questa particolarità, diciamo, di cui stiamo parlando era riferita soltanto ai fatti di cui parlava Marta e alle zone di cui parlava Marta. Sì, certo. Dottor, pensavo mentre Marta parlava, pensavo un po' a questo, anche a questa vulnerabilità delle donne che poi funziona è un'arma a doppio taglio, no? O la loro mancanza di minacciosità, di pericolosità, per cui riescono anche a fare cose che gli uomini in certi momenti non possono fare. In Kosovo, per rispondere direttamente alla tua domanda, c'è un film che si chiama Hive, fatto da una. Diretto e scritto da una giovane regista albanese kosovara che ha vinto il Sundance quest'anno, che è proprio la storia di una donna in questo paese che si chiama Krusha, dove tutti gli uomini sono stati uccisi, una settantina di loro,
tutti gli uomini del villaggio, sono rimaste solo donne, solo vedove con i figli, e ovviamente senza nessun mezzo, non erano donne che lavoravano un po' nei campi con i mariti, e una donna ha messo su un'impresa, una piccola impresa, fa Aivar, questa salsina di peperoni piccanti, poi ci fanno il miele, ci sono altre donne che fanno il miele, ma è un'attività pensata da queste donne che si sono messe su da sole ad affrontare cose che non avevano mai affrontato, a guidare un trattore che non avevano mai guidato. La forza delle donne che, appunto, come dicevo prima, devono loro pensare alla famiglia quando non ci sono gli uomini, o anche spesso anche quando ci sono gli uomini, ma quando si trovano con le spalle al muro riescono ad avere enormi risorse. E questo sta succedendo, è successo certamente. Va bene, io vi ringrazio molto. Diciamo che quello che è anche successo adesso nel nostro anno pandemico, l'83% delle donne era impegnato perché svolgeva lavori di riproduzione anche sociale, quindi dentro e fuori le case, pensiamo solo alla scuola, alla sanità, quindi non soltanto alle smart workers o alle madri. E ciò nonostante, chiudo con questa nota piuttosto tragica, a dicembre l'Istat ci ha detto che su 101.000 posti di lavoro perduti, 99.000 sono stati posti perduti dalle donne, a dimostrazione che la scure ricade sempre poi sulle nostre teste, tutto questo però in un silenzio, in una mancanza, diciamo, di lotta e di soggettività della lotta femminile e femminista nel lavoro. Quindi voglio augurarmi che questo silenzio sia rotto, e speriamo che anche dalle esperienze passate sia possibile trovare delle forme di politica attive, ma anche molto più protagonismo nella rivendicazione di quello che facciamo e del rispetto che quello che facciamo deve assolutamente avere. Io vi ringrazio tantissimo, credo che ci stiano tagliando la linea, quindi non so se c'è Maria, la vedo, le lascio la parola, vi abbraccio a tutte e spero di rivedervi presto. Grazie mille ancora. Bene. Grazie, grazie davvero tantissimo a Marta Virginella, ma anche alle sue ospiti, a Simona Monsignore che con il manifesto Lipi ci ha consegnato questa presentazione molto 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 interessante, perché tra l'altro in tutte le sfaccettature che ci avete proposto, le tante altre che ci avete suggerito, potremo ritrovare nel leggere questo bel libro che ci viene offerto, in parte autobiografico, in parte da studiosa, in parte di Marta Virginelli. Io sentendolo, la prima, una delle cose che ho pensato, io sono nata in un villaggio minerario che poi è stato chiuso per un grande incidente che sul lavoro, forse il più grande incidente il primo e il secondo dopoguerra italiano. Sono morti 43 minatori tutti insieme, nessuno era toscano, io sono toscana, quasi tutti venivano da altri luoghi perché l'Italia è un luogo di confini e molti di questi confini si attraversavano, no? In una maniera che in qualche modo unificava oltre che dividere. Questo vale anche per altre cose, altri studi, altre situazioni, quelle di cui avete parlato oggi sono davvero, diciamo così, sollecitano molto anche per la forte contemporaneità che comunque ci riconsegnano in questo mondo che di migrazione è sempre stato fatto. Dunque davvero grazie ancora, ricordate che il libro Donne e confini di Marta Virginelli, edito da Manifesto Libri, può essere comprato in libreria, ordinato in libreria, ma anche attraverso il sito della Manifesto Libri. Dunque vi consiglio di andare a cercarlo e di leggerlo subito, è una lettura importante che anche durante l'estate ci potrà accompagnare, è un periodo questo in cui fare anche questo tipo di azioni è necessario. Io credo che non sia tanto un problema di silenzi, quanto piuttosto di rompere quel muro, diciamo così, di gomma che spesso e volentieri fa sì che le parole delle donne siano volutamente meno ascoltate. Forse il relegarci sempre in nicchia non è un qualcosa che ci compete, ma che compete al mondo che vogliamo in qualche modo combattere e all'interno del quale vogliamo stare in maniera diversa, ascoltate dal nostro punto di vista, che è un punto di vista che riguarda donne e uomini. Dunque io penso che su questo dovremo assolutamente trovare sempre più capacità di interferire, inferire
e sicuramente farlo attraverso un'alleanza che ci veda impegnate, sapendo bene che una battaglia non è mai, non conquista mai una volta per tutto un qualcosa, eh? È un inizio, non è mai una conclusione. Grazie dunque ancora una volta per questo parlare di confine, di farlo in questo modo, e io vi saluto ricordandomi che domani pomeriggio avremo come una proposta di focus che si intitola Narrative seriali, trame, contesti, personaggi e personaggi, a cura di Anna Maria Crispino e di Federica Fabiani, che affronterà un tema appunto che ci è molto oggi molto molto vicino, perché è entrato nelle nostre case, nelle nostre vite, nelle nostre teste, lo fa portandoci temi, facendoceli affrontare in un certo modo, e noi abbiamo voluto anche come femminismo andare a scandagliarlo. Dunque a domani pomeriggio alle 17:30 anziché alle 18 per questo focus. A presto e buona serata a tutti voi.